Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con A Plague Tale Innocence. Dunque, nell'ultimo video ho iniziato il capitolo 10, La Via delle Rose, e abbiamo fatto la conoscenza di due nuovi personaggi, Vitalis Benevent, che sostanzialmente è l'antagonista del gioco, e il grandissimo Roderick, gran bel personaggio secondo me. Detto questo ragazzi, prima di iniziare voglio segnalarvi una cosa per chiunque vedrà questo video. Per favore fate girare l'ultimo video che ho fatto, brevissimo video di 43 secondi, su A Plague Tale Requiem e si chiama A Plague Tale Requiem Tearing Test PS5. Allora io sono veramente schifato, cioè non pensavo di trovare quel problema lì. Ed è assurdo, il tearing praticamente quando si vedono delle righe che tagliano lo schermo, no? Cioè, ma io dico, ma un gioco next gen può avere questi problemi? No, non dovrebbe averli. Io non capisco se sia un problema del mio televisore, perché me lo dà solo con quel gioco lì. Non mi sembra di averlo notato con altri giochi PS5. Cioè, è un problema grave quello. Cioè, non lo fa sempre, ma in alcuni punti, se vi mettete lì, girate la telecamera, vedete ste righe. Cioè, e fa schifo da vedere. Già il gioco va a 30 fps. E posso chiudere un occhio. Posso chiuderlo, ogni tanto cala di frame e così via, appunto dato dai 30 fps, però se ha pure questo problema qua nel tearing, no, non lo posso tollerare. Infatti io spero venga rilasciata una patch di correzione. Ora io non so se sia stato mal ottimizzato sulla PS5, questo non lo so, però veramente mi ha dato fastidio. Io il gioco in quelle condizioni non me lo voglio giocare assolutamente, per un fatto di principio. Cioè, non ce li ha Plague Tale Innocence quei problemi lì, che si vedono le righe sullo schermo, ce li ha un gioco appena uscito. Per me è una cosa gravissima e intollerabile. E ripeto, è un mio parere personale. Detto questo, prima di iniziare, vi ricordo come al solito di condividere il mio canale sui social e con i vostri amici, se vi piace. Continuiamo da dove ci eravamo lasciati. E sono veramente incazzato perché io ci tengo alla cura. Cioè, mi fai il graficone della De Dio e poi ci sono quei problemi lì. Eh no, preferisco una grafica meno bella e non avere quei problemi lì brutti. Cioè, quelle righe sullo schermo sono veramente brutte da vedere. E poi sono palesi, non è che dite che si vedono, cioè si vedono palesemente. Bene, eravamo arrivati qui. I guerrieroni corazzati in questa maniera non si possono abbattere con il Devorantis, vedete, almeno questo no. Quegli altri più avanti non mi ricordo. E quindi devo fargli cadere in testa il lampadario. Grande Roderick. Guarda che bella che è. Occhio che adesso arrivano le guardie. Qua ne arrivano, non mi ricordo se altre due o tre. No, ho sbagliato. No! Dai! Cazzo! No, ho sbagliato! Non c'ho i sassi in giro, vabbè. Perché ho sbloccato il fatto di tirare due colpi consecutivamente e quindi ho tirato un colpo a vuoto. Cioè veramente non lo dà Plague Tale Innocence il problema lì di tearing e lo dà un gioco appena uscito, boh. Qua non penso che ci siano collezionabili, eh. It'll have to. Right. We're in the basement. It's a start. Open up right away! You're gonna regret this! Roderick, I need the book. What on earth is so special about this bloody book? It could save my little brother. Please! I don't know where it is. The only thing I know is that they tortured my father to death for it. And I'm gonna kill them. They killed my parents, too. We might get out of here together. All right. What about the book? Just you wait and see. There's lots of them around here. Non posso salire da qua, no? Mi servono sassi, ne ho pochi, eh. Cazzo, non posso prendere niente. Vabbè, sono pieno.
Fatemi controllare una cosa. Potrei fare uno di questi due potenziamenti, ma al momento posso farne anche a meno. Però, ma sì, facciamocene uno. Facciamo questo, che le munizioni Dignified distraggono i nemici nelle vicinanze. Vabbè, poi magari non lo uso più che altro per prendere le provviste qua. Ma tra l'altro, fatemi vedere che cosa c'è qua. Ok. This should make things a little easier. Aumenta la velocità di creazione di munizioni. Ma se facciamo anche questo, dai. Oh, that looks a lot better. Aumenta la durata di odori se di luminosa, che appunto non è infinita. Ah, ho potuto prendere solo quello, vabbè, avrei dovuto guardare meglio. Tanto il gioco lo devo riplatinare anche qua, quindi devo potenziare tutto. Se non sbaglio c'era il trofeo di sbloccare tutti questi, no? Che mancano. E qua c'è un bel puzzle ambientale, eh? Non era facilissimo questo puzzle ambientale qui, eh? Another library. Underneath the library. Forbidden books. That's why we built the door. So the Sanguisitan era has to be here. All I know is it has a red cover. Look, up there. Roses. That must be it. Ed ecco I'll have il to climb up. libro, il sanguigno si tenera, appunto. Allora, prima di tutto controllo se ci sono delle provviste in giro, questo poi è da togliere. Too high. I need something to get me up. Vediamo un po'. E infatti c'è un collezionabile, meno male che sono andato a guardare. Oh, let's leave that where it is. Vediamo che cos'è. Ne ho mancati due addirittura qua di curiosità. Antidoto, un decotto derivato da più di 50 piante, ingredienti minerali e animali, che richiede più di un anno di fermentazione perché le sue proprietà siano complete. Se usato contro il grande male, sembra avere l'effetto di accelerare lo sviluppo di buboni, rendendo così possibile la rimozione dell'infezione dopo un'incisione. Vediamo se c'è dell'altro in giro. Infatti. Qua si scarseggiano, eh. Anzi, a breve dovrò sbloccare quello di tenerne 14, a parte che 10 solitamente bastano. Questo, vedete. Capacità massima di 14 munizioni di ciascun tipo. Allora, quindi, fatemi Could you capire una lend a cosa. hand? Yeah? Interesting. The shelves form a path. That's your route to the book. Easy. Ma cosa ho fatto? Ho tirato su quello. Però se lascio Maybe I cade. spoke too soon. I need to act as a counterbalance. I'll stay over here. Tell me which Questo lever you want me to pull. All right. Non me lo fa. Ah, ma lo fa lui? Ok, lo fa Patrick? lui. Yeah. Sì, ma non questo. Fine for me. Cioè, questo. Roderick? Right away. Infatti. Cioè, non ho capito perché mi ha preso l'altro. You'd act as a counterbalance. I did. It gave way. Right. We'll have to be very careful. Adesso devo un attimo capire il da farsi. Qua non lo posso mettere. Devo metterlo probabilmente e neanche lì, però scusate un attimo, devo un attimo capire adesso. Senza indizi non è facile. Eh?
Dite che va lì sopra, no, non penso. No, là lo devo mettere. Qui. Ok. Perfect. By the way, my name's Amicia, and you're Roderick, right? You know a lot of stuff, Amicia. Who hired you to do the door? Monks, of a sort. They didn't talk much. My father designed it. He was the master. I was just the apprentice. Monks, of a sort. Watching over the Sanguinis Itinera. Ok, adesso. Questa la devo buttare giù perché riservirà. Ok, per... Devo messa da qualche parte, non mi ricordo dove. Andiamo di qua. E vediamo un attimo di capire. Allora, devo far abbassare questa, dovrebbe essere quella. Teoria. Dovrebbe abbassarmi questa. E infatti. Ok. It's too quiet. Where did the soldiers go? Adesso devo farglielo lasciare. No, stop. Fine for me. E poi l'altro, quello là. Non me lo prende in mira, cazzo. Oh, ecco. Go on. All right. Vedete, adesso devo mettere sotto la cassa che ho appena buttato giù, se non sbaglio. Fatemi controllare se ci sono collezionabili o altro, non mi sembra. Comunque veramente quel problema lì di tearing su Requiem mi dà troppo fastidio, ragazzi. Mi raccomando, fatelo girare il video che vi ho detto, se potete. Allora, io direi quindi di scendere, vedete, di mettere la cassa là sotto, di modo che l'altro... Capisco perché a volte ci fa scendere da lì e a volte no. In alcuni punti non vi fa scendere giù così, bisogna per forza usare la scala. Quindi prendiamo questo. Don't injure yourself. Do you want me to? No, my brother. I owe him this. For all the times I wasn't there for him. Yeah? Well, you'll have a hard time bringing the book back with a broken arm. Bene, e adesso dobbiamo metterlo sotto. Ok, ora posso dirgli di lasciare. Right, let's get this over with. Ok, se ho fatto tutto correttamente dovrei poter proseguire, ma... Il problema è che mi devo rifare, tirare giù questo. Questo qui, allora. Hold on. E là è a posto, vedete? Right, Roderick. Fine for me. Ora devo fargli fare questo. E ora questo qua, ragazzi, qual era l'ultimo a sinistra? Lascia giù. Ah no, ok. Perfetto. A posto. E ora andiamo a prendere il sanguino Sitinera. That's it. Nearly there. Let's go. We've been here too long. Però fatemi controllare una cosa, eh. Ah no, qua non posso andare, ok. Eccolo qua. Che un... I can barely believe it. You'd better believe it and get back quickly. They'll be here any second. È un librone enorme, tra l'altro, eh. I know you. Amicia de Rune. We have been watching your family for quite some time now. Waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber.
You could say, I have watched you grow up. Già pronta. We have no chance. Little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother. With your brother and that book, I can save the world. Come on, this way. Qua c'è un dettaglio molto figo, ragazzi, ora vedrete. He destroyed my life. I know what that's like. Guardate che bello, Amicia prima lo aveva in mano il libro, guardate che bello, ovviamente non l'ha fatto vedere, però guardate, se l'è legato dietro la schiena, a me è piaciuta troppo sta cosa qua, vedete? Mi era piaciuto un casino. Allora, no, qua avevo preso tutto, andiamo avanti. Però fatemi controllare, ma non penso che ci siano collezionabili ora. Però controllare non mi costa nulla. Ready? It's gonna be hell out there. Ready as I'll ever be. Let's get out of these corridors quick. Couldn't agree more. Let's go and find the others. Where the hell are they? We've certainly stirred them up. Quiet! I can't risk losing this book. A breve, ragazzi, ci sarà una nuova meccanica di gioco, se così possiamo dire, no? Potremmo sfruttare Roderick in alcuni punti per abbattere le guardie corazzate. So bad, so cool. Heavy armor. We're stuck. He's looking the other way. I can take him. You sure? It'll be my pleasure. Whenever you're ready. Cioè, è talmente forte che riesce a uccidere una guardia corazzata, Quando compare l'icona, premi direzionale in su per chiedere a Roderick di eliminare silenziosamente un nemico. You're up. That's for my father. Wow. Cioè, do you do that a lot? No, but I'm starting to like it. Com'è forte, riesce a spezzare il collo di una guardia corazzata, In parte ci sta, perché lui comunque è un fabbro, quindi facendo il fabbro penso che ha acquisito un'enorme forza, però insomma, spezzare il collo a uno con l'elmo non è proprio come dirlo. Right, that's enough, I'm on. You stay here, I'll go and see how they're doing. Let me know what the hell's going on. He's alone, but he will see me coming. I could distract him. No, cazzo. Ci deve essere qualcosa per forza. E infatti, vedete, lo devo distrarre là. E poi devo dire a Roderick di pensarci, ma preferisco... Avete visto che era uscita l'icona? Preferisco farlo ora. Anche quello, anda. Questo cos'è? Sì, però no, devo stare attento, non devo creare più perché, ripeto, non ho più... Ho sassi, fortunatamente. Adesso controllo in giro se c'è qualcosa. Infatti. E qui, un altro collezionabile. He has trouble with his eyes sometimes. These might help. Un dono. Pietra per la lettura. Dopo secoli di vuoto, le teorie sul funzionamento della nostra vista si sono moltiplicate. Abbiamo iniziato col credere che il nostro occhio inviasse raggi, rivelando gli oggetti intorno a noi, prima di capire che si trattava invece del contrario. Vennero così sviluppate soluzioni per i problemi di vista. La creazione di questi grezzi occhiali per migliorare la vista da vicino ne è un esempio. Io sono una talpa, raga, senza... Anzi, tra un po' dovrò andare a fare la visita oculistica ancora per cambiare le lenti degli occhiali, minchia. Allora, e qua abbiamo fatto. Andiamo avanti.
don't like hanging around doing nothing like this. One each, all right. I'll take the one with the helmet. Fine. It's just a matter of timing. Whenever you're ready. Allora, qui potremmo utilizzare anche il Devorantis, ma non farei in tempo probabilmente, o meglio, potrei utilizzare il Devorantis, uccidere l'altro, nel mentre che l'altro si toglie l'ermo, poi ucciderlo. Ma è inutile sprecare munizioni così, no? Facciamo prendere quello a Roderick. E l'altro lo uccido io. No! Ah, qua ho rischiato, Qua se perdevo era colpa mia perché dovevo aspettare che venisse preso l'altro. Facciamo un'oretta oggi, ragazzi, di video. It leads outside. Fresh air. I can smell fire. Oh shit. No, no, qua non c'è il problema di tearing comunque che ho riscontrato su Requiem, veramente allucinante, allucinante. Ma non c'era neanche nella Plague Tale Innocence versione PS4, per quello che mi girano i coglioni. Ancora di più. Oh no. Fire. Did we? Fire is spreading. The Grand Inquisitor is still inside. How do I know? Go and see. And give the order to evacuate. This is good. We should make the most of it. Fucking rats. That's all I need. The rats, the shield. We can't touch him, Roderick. Wait. When they took me to the bastion to question me, I saw the alchemists making some stuff they call the extinguisher. Ah, bene, bene. I was going to save it for later, but... Nuova cosa, ragazzi, l'extinguish che ci permette appunto di spegnere le fiamme. Nuovo potenziamento. Apriamo il menu e possiamo usare l'extinguish. Ovviamente va creato. Le munizioni di extinguish spengono le fiamme. Mira un fuoco acceso e lancia un extinguish per spegnerlo. Non ho sbagliato, perdonatemi. Dopo averlo spento, i ratti andranno sul malcapitato. E volendo, ragazzi, poi il fuoco potete riaccenderlo se vi serve. In questo caso non mi serve, quindi nada. Facciamocene ancora perché ci servirà. Non posso scavalcare da qua. It's not your fault. Think about your book. Yes. We have to get out of here. I have to find Hugo. Ecco qua, io avrei dato la possibilità di scavalcarlo, cioè questa roba qua, invece che rifare il giro, è un mio parere personale. Cioè, non dico che debba scavalcare tutto, ma cazzo, questo qua era palesemente scavalcabile. È scavalcabile da qua, figuratevi da di là. I reckon those kids started the fire so they can slip away quietly. They're gonna be sorry when I catch them. Volevo stare attento, Però non mi ricordo. Probabilmente devo usare l'extinguish sulla sua torcia. Sì. Perfetto. Meno male, sassi ne abbiamo 7, quasi al massimo. Stare attento ad andare... là c'è un'altra. Anzi, sono due se non sbaglio, le guardie. E qui, tra l'altro, ci deve essere anche un collezionabile, se non ricordo male. Andiamo un attimo di qua. Ah, qua, vedete? Qua sono obbligato a utilizzare un luminoso per poter andare a quel carretto lì. Adesso allora me lo faccio per forza. Non ho alternativa, ragazzi. Per forza. Non so se di qui ci sia un collezionabile.
Però c'è il trofeo che richiede di prendere tutti i carretti, eh. Ok, un momento, posso fare solo questo, ma aspetto, cioè non mi interessa quel potenziamento. Ok, mi sembra di aver preso tutto, let's go. Qua ci sono delle provviste. Penso di dover utilizzare ancora l'estinguisher adesso, eh. Spero di non venire divorato dai ratti qua. Allora, là ne vedo una, ma ce n'è più di una se non ricordo male. Vedete. E appunto l'altra, per farla andare via dobbiamo fare casino là. Dite che mi vedono se passo di qua a destra? No, così no. Ma se mi avvicino troppo sì, in teoria. Ah no, sono girate. Quindi, sassi, siamo tornati a 10, ottimo. Il problema è che poi con la guardia la devo uccidere. Vediamo. What the hell was that? E io in teoria devo far uccidere l'altra. Posso far uccidere questo? Ah no, devo far uccidere. Però mi... Nothing to report. No, devo distrarlo. Non posso dargli l'ordine da qua? Perché non mi dà l'ordine? Ora. Però. Mi sgama l'altro. Ah no, posso far così. Ah, però cazzo, è vero. Allo scudo. Ecco il problema classico. Il problema classico di quelli con gli scudi, che rottura di coglioni veramente, sono morto. Tra l'altro i topi, aspettate un secondo, è vero, l'estinguis, stiamo calmi. L'estinguis e poi l'odoris. No, non lì. L'odoris sulla guardia, vediamo. Perché non vanno lì i topi? Sto facendo delle prove, non capisco perché i topi non vadano lì. Vieni qua, merda. Cioè, potrei batterlo anche con... con un colpo alla testa, ma non è facile, vedete che... No. Ah, vai a fanculo, va. Da me sì, da lui no, eh. È una merda comunque, quelli lì con l'oscuro sono una merda, perché si, poi si alzano subito, effettivamente voi mirate, vi dà il giallo, ma lo mancate con la fionda, è una cosa che mi fa troppo incazzare. Guarda, si è girato, avete visto? Il problema è che per colpire l'altro con l'Odoris non devo colpirlo sullo scudo, che è una stronzata. Io avrei fatto che anche se lo colpite sullo scudo i ratti vanno su di lui. O forse devo provare un attimo, ho sbagliato io prima. C'è da fare anche là l'Estingus, vedete? L'altro dovrebbe esserci un collezionabile. Ok. Vedete?
L'hanno ucciso i ratti. Il problema è che io mi sa che là o riaccendo il fuoco allora datemi un secondo prima di andare avanti che controllo bene bene in giro infatti dicevo fatemi provare una cosa Lignifer Allora, l'Odoris. Lì. No, lì l'estinguish ho usato. Quindi Odoris. E Ignifer per tenerli lì fermi. E dovrebbero rimanere lì, eh. Cazzo. C'erano solo provviste a quanto pare. Ricordavo che ci fosse un collezionabile qua, allora ricordavo male. Cioè guardate la guardia. Cioè. Scheletrica cazzo. Ok, possiamo andare avanti, ma mi sa che ho fatto una cazzata. E questi qua? Dite che riesco a passare di lì? Senza morire? Teoria sì. Sì, sì, perfetto. Really have to go in there? Yes. Take a deep breath. Let's go. Stavo controllando quanto eravamo di video. It's already hot. What a bloody mess. Qua c'è da correre, se non ricordo male. E basta. What? What are we going to do? Follow me. Look after your book. They're here. Don't worry about them. Però oh Lord. Che bestia che è. È pure ignifugo. Perfetto. E qua abbiamo fatto un bel macello. Fine capitolo 10, ragazzi. Capitolo 11. Vivo. Ed eccoci tornati a Chateau d'Ombrage. You smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh. The Sanguinis Itinera. What is this book about? It's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. You too. Coming. Tra l'altro, se non ricordo male, questo capitolo è molto breve, vivo. E qua sono passate ben 3 settimane dopo che hanno recuperato appunto il sanguigno Sitinera. Queste 3 settimane si sono presi un po' di pace, ecco, probabilmente appunto Lucas ha studiato e così via. Il sanguigno Sitinera. No, no, no! Bloody hell! That's no good. Hey, are you all right? It's nothing. Tell me, this door, have you ever opened it before? It's stuck. It's the only place in the chateau we haven't been yet. Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep.
Allora, tra l'altro qua, guardate, se non sbaglio, si è potuto usare la fionda, però vabbè. We see everything, and no one sees us. The world has forgotten this castle. Bello il panorama, eh? Ancora più bello ovviamente i panorami nel Requiem, però ve l'ho detto, c'è quel problema lì di tiering veramente inammissibile. Ripeto, mi puoi fare una bella grafica, ma se poi ho quei problemi lì visivamente bruttissimi da vedere, mi girano i coglioni, non riesco a godermi il gioco, no? Perché poi ci faccio troppo caso, è più forte di me. It's not an Inquisition guard, but at least I'll be able to continue training. Sprecato un sasso, però. Questo. Ok, questa è chiusa, quindi devo per forza andare dall'altra parte. Questa? Come on, Roderick is waiting for me. No, devo per forza andare di lì, ok. Perdonatemi il rumore, ragazzi, ma stanno tagliando l'erba qua fuori. Eventualmente potrei chiudere la Let's finestra. go take a look. This at least I know how to do. Datemi un secondo, vedo la finestra. Sperando non si senta appunto il rumore del tagliaerba. There you go. Well, that was efficient. And almost painless. Come on, let's go. Whoa. Can you feel that? No, what? When you enter a place that has been abandoned for a very long time, there's something in the air. Yes, dust. No, the stones. It's like interrupting a conversation. This is the first time I felt it here. Ah, no, nulla. Cioè, sono pieno. Ragazzi, come vedete, c'è ancora uno spazio. Quello sarà una gran figata. Vedete che c'è ancora uno spazio. Manca ancora una cosa che sbloccheremo però avanti. Non vi spoilerò se non avete visto il gioco. Se non l'avete giocato. That looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? Dite che no. Of course. Let's see where this leads us. Oh, the courtyard. It's a shortcut. Ben detto che non vale la pena fare nulla per ora. Oh, hey, I almost forgot. I found something while I was doing some clearing earlier. Come take a look. Another story about stones? Actually, you're not far off. Guardate che meraviglia. Ricordate quando eravamo arrivati che era infestato tutto dai topi? Allora, prima di seguire Roderick, però. Vedete? Non vorrei che qui ci fosse qualcosa da prendere. Questo. Ma me lo prendi, grazie. Peccato che qua mi fa solo camminare e basta, non I'm coming. mi fa correre. Com'era profonda! Qua c'erano i topi, cazzo, com'era profonda sta roba! Cioè, quanti migliaia e migliaia di topi c'erano? O ratti, se preferite. Allora, dobbiamo andare da Roderick, fatemi controllare con un secondino. What are you doing? Do you know how long it took me to clear all this? Oh, finalmente mi fa correre. Era ora. Prima di andare da Roderick, però, I didn't fatemi. see you there. Must have been hiding under the weeds. Vedete? Questo era I could missabile. make Hugo smile, perhaps. Hey, don't worry. He's a resourceful kid. I know, but you're right. Che poi visto che qui sembrano ortensie, ragazzi, vediamo che cosa sono.
Rododendro. Anche se il rododendro è innocuo, si dice che il miele dei suoi fiori trasportati. No, perdonatemi. Si dice che il miele dei suoi fiori trasporti tossine con proprietà allucinogene e lassative. Sembra che sia stato questo a bloccare l'esercito greco dei 10.000. Dopo che i soldati si abbuffarono di questo miele dopo un saccheggio, la sua nocività lo ha reso simbolo di rischio e pericolo. Sempre prima di andare da Roderick, fatemi comunque controllare un attimo in giro. Non mi fa più salire. Non mettermi fretta, Roderick. Sto controllando. E infatti. Vedete, a parte che gli attrezzi forse non mi servono più. Ho sbloccato quello che non ci fa più utilizzare gli attrezzi. These braziers saved us. I don't know who created this Esatto. system, but thank you. Amicia, come and see this. You'll like it. Allora. I'm coming. Qui adesso proviamo ad andare a vedere sopra. Questo che cazzo This castle must have seen a lot of things. Scholars, maybe knights in great battles. Right, Melly? Vedete che dice qualcosa? Dopo se parlavamo con Rodrigo non potevamo più recuperarla queste cose. Sì, ma mi ha rotto le palle, Rodrigo, capito? Ecco, questa è un'altra cosa che a volte mi dà un po' fastidio, cioè, fateglielo dire una volta, due volte, no? Cioè, dico, sviluppatori, cioè, ho capito che devo andare lì, però sto controllando in A giro. fresco. It's strangely familiar. It includes the symbols of the pillars. This castle has things to tell us, huh? And what is it telling us then? Even I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Amicia! Come quickly! It's Hugo! Questo dell'affresco dovrebbe essere I'm un coming! bambino, eh. Need me? I'll call you! Come Ok, quindi, potevamo comunque dopo aver parlato con Roderick Pirla, quindi controllare dopo la zona e poi andare da Lucas. Mi pare di aver preso tutto, sinceramente. Come mai esce la X? Cioè, l'utilità di questa cosa? Vabbè. Should go and see Hugo. No, ora la devo capire da dove salire, dove cazzo è Lucas? Non mi ricordo più da dove devo salire, ragazzi. Mi sono perso, ho il senso di orientamento di Ryoga di Ramma, lo sapete, no? Dov'è Lucas che non lo vedo? Là devo andare. Con la porta là forse. No, là, cazzo dico, là devo andare. E la scala è là. Hugo needs me. Adesso controlliamo anche quanto siamo arrivati di video. A I'm parte here, che Lucas. Quickly, Hugo. Please. a 55 minuti il video mi avvisa quando sono arrivato a 55 minuti. It's getting worse and worse. The macula is progressing too fast. I realize that, Amicia. I'm doing my best. I mean, I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No, no. One with better equipment. Well, perhaps my mother, at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try.
Yugo sta sempre peggio, eh. I believe your twins are back. Melly, you found him. More dead than alive. È tornato Lucas. Yes, I miss you. We came because, well. Yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with your heretic burning friends, I ended up in an Inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so they threatened her. I heard her name. Sto pezzo è molto importante. She's alive. She's alive. You managed to get Arthur out. It wasn't simple, believe me. So you could forget it. I was nothing. She's too important to the Grand Inquisitor. He questions her a lot. They. Ah, perdonatemi, ho detto è tornato Lucas, quello è Arturo, confuso, scusate come sono in pausa il filmato, e già ne approfitto, avete visto? Colpo di scena, la mamma di Amicia Yugo appunto è viva, si pensava fosse morta all'inizio con la spada, è stato trapassato il signore che si è sacrificato, ora non mi ricordo come si chiamava, almeno presumo io se non sbaglio, lo fanno anche vedere, non ricordo. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, all right? Però Hugo ha sentito. Oh no! Hugo! Hugo! The next threshold, it's coming! We have to go at once! To my home, now! Hugo, we'll stay here with him. It will be all right, my little brother. I swear, this time we will heal you. All right, I'll get the Sanguinis Genera. And some potions, and then we'll leave. Questo è un bel colpo di scena perché effettivamente però, perdonatemi, capitolo 12, tutto ciò che rimane. Quando non si vede un personaggio morire, può essere che è vivo. Nella maggior parte dei casi infatti è così. Però non me l'aspettavo fosse viva lei, la mamma di Amicia Yugo, appunto. Amicia, you're going to be alright? Yes. It's just strange to be back. Let's go. Che meraviglia. I never thought I'd come back here. Not so soon. We find the potions and we leave. We might even get home before sunrise. Fine by me. E qua siamo tornati all'inizio, ragazzi, dove tutto è iniziato. Allora, faccio ancora 5 minuti. Guarda che bella. Ambientazioni con la neve. No, lì ciò non mi fa andare. They still there? Let's be careful. Però vediamo di qua. Ah no, qua c'è il ponte a pezzi. We can't cross there. That bridge was at least a century old. Everything looks completely destroyed. It's the end of the old world. The tree trunk. They must have gone that way. Don't fall. Don't fall. Ah, guardate adesso, ragazzi. What the hell is that? Look out, Lucas. What's the matter with them? I don't know, but I don't like it. Let's get out of here. They're not even paying attention to us. Vedete che formano un tornado? E appunto, vi ricordate Laurentius cosa diceva? I topi sono disorganizzati. Meno male, appunto si stanno organizzando, no? Diciamo, si evolvono. Ma vedremo avanti poi che cosa sono questi tornadi con precisione. Lucas, we'll deal with that later. Come on. There must be a reason.
Looks like they don't want us to pass. Ah! There are so many of them! When Hugo and I ran away, I remember something attacked the guards. I think it's thanks to the rats that we were able to escape that day. I see. This must be one of the first places they came from. But it doesn't explain their behavior. Sto rischiando di morire. C'era lì la... la luce e il fuoco, ma se non mi fossi spostato sarei morto. Appena mi fa il prossimo salvataggio, ragazzi, mi fermo. Direi di no. Dovrebbe essere qua il prossimo checkpoint. They're not welcome here. I'll show them. Ah, già. Perfetto. This is my home. Do you hear me? My home. Che bella sto. La colonna sonora principale di A Plague Tale Innocence, meravigliosa. Vabbè, tutte le host sono fantastiche. Grande comparto sonoro. Qua dovrebbe darmi checkpoint adesso. Vedete? Io mi fermo qua, ragazzi, e riprendiamo da qui la prossima volta. Sì, quasi fatto un'ora, 50 minuti, quello che è. Ah, mi raccomando, aspettate, perché i miei video appena li carico non si vedono subito in 1080p60, potrebbe volerci qualche ora prima di vederli in buona qualità. Mi raccomando, guardate e fate girare il video sul tailing di A Plague Tale Requiem. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Bella lì.